Oh, eccoci qua, siamo tornati con le avventure del... Scuola. Del fa, le avventure del fa che andava anche a scuola il fa, vero? Certo. Come ci andavi a scuola? E che legame, come ci andava Oh! a scuola? La scuola mica andava lontano, se va Quanto era vicino. lontano? Quanto? Stefano, 100 metri, 150 metri. Sei sicuro, eh? Dottor Le Guardie adesso ci fa scuola, allora ti Allora riservano sì. elementari. Allora sì. Quindi è una storia che risale a tipo 85-86 anni fa. Fa! Com'è? Fa! Fa! Sì, Fan ma fa! sto Oh. cavolo. Quindi, 85-86 anni fa, il fa andava A a scuola. scuola, faceva la seconda. La seconda elementare. Scusa, eh. Sei sicuro che facevi la seconda elementare? Sì, facevo la Perché seconda secondo elementare. me con sta pancia facevi Ma la pancia non ce la l'avevo. seconda alimentare. Perché con sta pancia... No, no, lascia perdere l'alimentare, che una volta manco c'era da Era mangiare, vero. perché mangiavo tanto. Vai, vai. E niente, andavo a scuola, stavo, mi ricordo, ci facevo La un seconda. compito, era la seconda. Lo scrivevo, il maestro passeggiava, ma io non ci ho fatto mai caso. Oppure io mi ricordo se parlavo con quello vicino a me, perché Certo. allora c'erano i banchi. No, come adesso che scrivevamo col pennino. Col pennino come? Riscrivilo un po'. Sul banco c'era, in mezzo c'era il calamaio, che Calamaio che se era il contenitore che era il teneva lì. contenitore, che c'era C'era l'inchiostro. l'inchiostro. Quando scriveve, tingeva sul calamaio e si scriveva. Ogni tanto rintingeva e scriveva, mica c'erano le birre, mica c'era sta Le roba. bio, no, Le birre. le bighe. Oh, ma vede tutte queste cose. E niente, e veniva da dietro, io non mi sono accorto, mi ha dato un pugno sulla testa o parlavo, non so che facevo. Quindi il maestro da dietro ti ha dato un pugno sulla Sì, testa. da dietro, sopra la testa, ma col pugno Con le chiuso, nocchie. e certo, col Da coso noi di si chiama nucchino. dite. Non so da voi come si chiama, ma da noi quel pugnetto ta, così è il nucchino. Quindi una volta menavano i maestri. Una volta menavano i maestri, non è come adesso che si dicono una parola storta, la mattina dopo arriva il padre a litigare col Vabbè, quello che maestro. succede adesso non ci interessa. No, allora aveva da stare zitto, perché se la diceva a casa ne pigliava altrettante. Ecco, Hai capito? quindi Allora, lui te perché l'ha. te dicevano, sai che te le meriti, allora giù un'altra volta. Ti hai dato il lucchino e tu che hai fatto? A Don Nucchino un dolore sulla testa, lui è andato a camminare. È andato avanti. È andato avanti. Io ho preso il calamaio, non Quel c'avevo niente lì contenitore. vicino, ho preso il calamaio, boom, e l'ho tirato. No, Sì, ma tu quindi sì, sì. eri in birbaccione anche da piccolo. Ma che birbaccione, mi aveva dato un lucchino sulla testa, un dolore. E io gliel'ho tirato. L'ho preso dietro il collo, sotto il collo. Sì. Allora io ho macchiato la giacca, la camicia, la maglia di sotto, le maniere a tutto. Ha mandato a pigliare i vestiti a casa, perché se gli tocca cambiarsi. Ok, e tu gli hai fatto sta cosa, e lui, il maestro, che ti ha fatto? Il maestro lì per lì non mi ha fatto niente. E poi? No, Alla fine dell'anno bocciato. bocciato al secondo elementare. Mamma mia, io veramente. È Quindi ti è bocciato. convenuto. L'unica persona bocciata in seconda elementare, eccolo. Ma Eccolo sto frastuto, fermati, eccolo. mannaggia. E la sto fermo con le mani. E niente. Ma dopo mi ha bocciato e mica sono uscito a scuola con lui. Sono andato a scuola con E dopo ti altro. sei comportato bene? Ma una volta i maestri dicevano la bacchetta e ti dicevano mette le mani così e loro la bacchetta menavano, lì la tiravano. Beh, certo. Allora, no, mette le mani così! E mica ne ero stupido. Mette le mani così ce le mettevo. Quando vedevo che veniva giù con la bacchetta, la tiravo, chiappavano tutto il banco. Certo, se fregava il fa. E ci si arrabbiava, e come no? E io pigliavo le bacchettate, mica Comunque. nel matto. A scuola comportatevi bene, vero?
Questa era una cosa accaduta quasi 100 anni fa, quindi a scuola comportatevi bene e date retta agli insegnanti, vero? Ah certo. Salutiamo tutti. Ciao ragazzi, meglio, meglio. Arrivederci. Meglio, meglio. Ma vuoi già fare un culo? No! E questo è comportarsi bene? Tu meglio, meglio, meglio come? Meglio come? Ho salutato, ma... Meglio come? Ah, meglio ma l'ho fatto un'altra volta. Meglio come? E da già fa un culo. Oh. Ciao a tutti!